US Avellino Summer Camp, 3 settimane di divertimento, di grande calcio qui al Partenio Lombardi, che stanno vedendo come protagonisti 50 bambini dai 2009 a salire. Un'esperienza molto forte, perché giocare su questo terreno di gioco, allenarsi, esultare sotto la curva regala grandi emozioni. L'ideatore è il deus ex machina di tutto, naturalmente oltre alla famiglia D'Agostino, Gigi Molino. Perché il campo estivo deve essere principalmente divertimento. Insieme alla proprietà abbiamo studiato questo summer camp, dove i ragazzi hanno risposto benissimo, quindi ci stiamo tutti divertendo, compreso i ragazzi che sono i protagonisti, però naturalmente lavoriamo anche, quindi va bene così. Sotto questo sole, 50 ragazzi per 3 settimane dai 2009 a salire, ci spieghi come funziona questa mattinata? Ma noi abbiamo deciso di farlo a numero chiuso per non creare molta confusione, perlomeno la prima edizione. Come funziona? Arrivano la mattina alle 8, naturalmente vietati i cellulari, tutto quello che è computerizzato. Poi veniamo subito in campo alle 8.30, 8.40, perché con le temperature così calde 11-11.30 li facciamo uscire. Abbiamo delle postazioni con 4 allenatori professionisti, ci sono 2 docenti che anche laureati in scienze motorie. Abbiamo alcune postazioni, attività motorie, coordinative, di abilità, abbiamo la tecnica di base, esercitazioni con le paratine. Mettiamo anche le partitelle, quindi i ragazzi si divertono molto, devo dire la verità. Imparano proprio le regole del calcio? Sì, imparano anche le regole del calcio, poi noi facciamo anche alcune lezioni dopo, quando andiamo a fare la merendina alle 11.30, poi facciamo alcune attività, fra cui anche i regolamenti del calcio, spieghiamo un po' anche ai ragazzi, anche se ultimamente è successo anche una bella cosa, nel senso, quando gli do il break di una mezz'oretta, i ragazzi si raggruppano da soli e creano un po' i giochi che facevamo anche tutti quanti un po' dall'infanzia, e questo mi ha riempito di gioia, perché vuol dire che basta poco per divertirsi lo stesso. Sei un generale di ferro, nel senso che dai molto le regole di educazione e di comportamento, perché la regola principale è che tu sei un educatore prima che un allenatore. Certo, le regole vengono prima di tutto, altrimenti non puoi gestire talmente tanti ragazzi. Naturalmente c'è sempre qualcuno che ha bisogno di più tempo per capire, però dopo si mette in regola se vuole rimanere con noi. Qualche genitore mi ha detto che il più grande bambino che c'è a questo summer camp è Gigi Molino, perché tu dai le regole ma ti diverti tanto. Sì, devo dire la verità, mi piace tantissimo stare con loro, sono tutti i miei figli. Hai scoperto quanto è bello fare il calciatore nel senso più ampio del termine? Ma no, i piccoli a volte diciamo che siamo noi che insegniamo a loro, ma loro insegnano tantissime cose a noi. È uno spettacolo vederli, perché poi tutto quello che fanno lo fanno senza malizia, con tanta naturalezza, quindi il bello del calcio parte sempre dai bambini. Qualche bambino mi ha detto: quando vado sotto la curva a esultare, esulto come Gigi Molino mostrando il braccio, lui il drago non ce l'ha però. Sì, Verrenzi, quello e papà erano molto tifosi dell'Avellino, mi ha sempre seguito, quindi me l'ha rimarcato anche quando ha portato il bambino, ma Avellino ha una storia, quindi se è una piazza importante è perché si tramanda di generazione. Però un merito che va data alla famiglia D'Agostino è che dando grande spazio al settore giovanile e iniziative come queste, l'Avellino è qualcosa di molto di più che una squadra di calcio, e chi tifa Juve, Napoli, Milan lascia tutto per tifare Avellino. Sì, ma ha dato grande merito alla famiglia D'Agostino di aver iniziato questo percorso, soprattutto con le giovanili. I bambini vanno educati da bambini dalla piccola età. È normale che ora la fa da padrone, i vari Messi, i vari Ronaldo, i vari campioni che stanno in Serie A e negli altri campionati europei. Però il nostro compito in questo momento è anche inculcargli il fatto di avere una squadra della propria città, e si parte da questa età, sperando che poi diventino tutti tifosi irpini. Bello leggere le emozioni negli occhi di questi ragazzi, perché insomma
calciare un pallone in questo stadio ha davvero un sapore speciale. Allora andiamo a sentire la voce dei protagonisti, le loro aspirazioni e i loro sogni. Voglio sapere come ti chiami, niente ansia. Luca. Luca, che ruolo giochi? Attaccante. Per chi tifi, me l'hai detto? Cioè, qua c'è solo una squadra del cuore. L'Avellino. L'Avellino. Nessun'altra squadra del cuore? Anche la Juventus. Anche la Juventus. Va bene, ammettiamo questa cosa. Voglio sapere chi è il tuo campione preferito? Cristiano Ronaldo. Ma il capello è per Cristiano Ronaldo? Sì. Ok. E come ti chiami? Enzo. Enzo. Quanti anni hai? Ho 9 anni. 9 anni, ma è la prima volta che fai il campus con l'Avellino? Sì. Prima volta? Sì, la prima volta. È bello giocare al parterre? Sì, perché sta Gigi Molino. Ah, e com'è Gigi Molino? È bravo? Sì, è bravo. Perché bravo. Ci fa fare l'allenamento. Tutto, tutto. Allora, Gigi Molino è bravo, però è anche molto rigido, è vero? Sì. È un poco cattivo, no? A volte. A volte? A te ti punisce perché? Dimmi un po', no? Perché non ti sei messa la maglietta stamattina? No. No. Quanti anni hai? 8 e mezzo. Che ruolo giochi? Attaccante. Attaccante. Chi è l'attaccante che ti piace tanto? Messi. Messi. E ma qualche giocatore dell'Avellino che ti piace? C'è qua tutti i grandi giocatori. Carriero. Carriero. E il capello quindi lo devi rasare per farlo come Carriero. Vabbè, ti stai divertendo? Sì, io mi diverto molto qui nel campus dell'Avellino. Sì. E mi diverto, facciamo allenamenti, partite. Di tutto e di più, di tutto e di più. Si gioca anche tanto, eh? Fate le partitelle. Sì. Ma quando corri sotto la curva sud, è bello, ti emoziona. Faccio questa esultanza. Ah, ecco, perché fai questa esultanza? Perché la faceva Gigi Molino quando sognava. Gigi Molino, te la ricordi o te l'ha insegnata lui? No, me l'hanno raccontata a casa. Te l'hanno raccontata, hai fatto l'esultanza come Gigi Molino. Allora, quanti anni ci abbiamo qua? 8. 8. Nome? Giuseppe. Giuseppe, squadra del cuore Avellino, su questo non c'è dubbio, campione di riferimento dell'Avellino però. Carriero. Carriero, Carriero qua conquista tutti, quindi sei centrocampista pure tu? No, attaccante. Attaccante, ok. Lui che ruolo c'hai tu? Attaccante sinistro. Attaccante sinistro. E chi ti piace? Chi è il tuo giocatore di riferimento? De Francesco. De Francesco. Ci assomigli pure un po'. Senti, Gigi Molino è bravo, però ci sono anche tutti gli altri allenatori, dai. Per esempio chi c'è? Il mister che sta di fronte. De Feo. Che sta di fronte a te. Sarno e filarmonica. E sono tutti bravi? Sì. Ok, che cosa ti stanno insegnando? C'è una cosa che ti dicono? Fai in questo modo, calcia così? Come giocare a calcio. Come giocare a calcio? Insegnano anche le regole del calcio, è vero? Sì. E dimmi una regola del calcio. Non si prende la palla con le mani. Bravo, e altrimenti che si succede? Altrimenti fischiano fallo. Esatto, e sei in area anche rigore. E quindi sì. Esultanza sotto la curva sud, lui il tuo compagno la fa la Gigi Molino, tu come la fai? In scivolata. In scivolata, me la fai vedere? Sì. E vai, vai, fammela vedere, va. Vai. Un po', tu come ti chiami? No, tu. Prima lui. Okay. Federico. Federico. Gigi Molino che ti ha insegnato, tra le tante cose che ti ha insegnato? Allenamento e dribbling. Allenamento e dribbling. Ricordiamo che c'è Gigi Molino, c'è tutto lo staff e il tuo campione di riferimento? Insigne. Insigne. Ma un giorno giocare qua ti piacerebbe? Sì. Ah, sì, giocare da professionista. Che ruolo giochi tu? Attaccante centrale. Attaccante centrale. Chi ti piace? Chi ti piace? Maniero. Maniero. Salutiamolo. Dai, Maniero. Ciao, Maniero. Ciao, Maniero. Voglio fare quanti gol? 6. Così pochi ne vuoi fare di gol? Solo 6? Solo 6 gol?
vabbè, bastano. Gigi Molino che ti dice? Bravo. Ah, bravo, solo bravo. Non ti rimprovera pure un po' qualche volta? Un pochino. Un pochino. Cellulari banditi, niente cellulari, solo si gioca soltanto. Sì. Si gioca. Sì. Era lui, chi è che non ha... No, sono finiti. Sono finiti? Va bene. Vogliamo salutare qualcuno? Voglio salutare... papà, mamma, mio fratello. E basta. Vai, come vai? L'avellino non lo batti mai. Come mai? Come mai? L'avellino non lo batti mai. Un ruolo fondamentale lo ha naturalmente lo staff tecnico di Gigi Molino e allora andiamo a scoprire chi sono i suoi collaboratori. È la prima volta che l'Avellino si apre ai ragazzi con un camp del genere. L'obiettivo di questo camp qual è? L'obiettivo è innanzitutto quello di stare insieme. Dopo questo periodo difficile, quindi stare all'aria aperta tutti insieme già è qualcosa di importante. Poi nello stadio Partenio, quindi è bellissimo, però soprattutto per i ragazzi. Quello che facciamo noi è arrivare ad un obiettivo tecnico con esercitazioni ludiche, quindi facendoli divertire arriviamo all'obiettivo tecnico che ci siamo prefissati nella programmazione delle esercitazioni. Iniziale, che leggi nei loro occhi quando vanno sotto la curva, quando corrono, quando fanno le partite su questo terreno di gioco? Beh, l'emozione è grandissima, la felicità che hanno, pensando anche a quello che hanno visto dei loro idoli in passato, quindi... Sognano di poterli in qualche modo sostituire? Sicuramente, sicuramente. Questi bambini sono l'essenza del calcio. Sì, sì, è un stare talmente bene con loro che oltre che insegnargli le cose ci divertiamo pure noi allenatori più che altro. Che cosa ti insegnano? Loro ci insegnano che ti trasmettono più che altro quelle emozioni che ormai mancano da tanti tempi sui campi di calcio e ti danno proprio la voglia di venire sul campo e di cercare di fare il massimo in questo periodo buio per questi bimbi. Uno dei concetti fondamentali che penso gli insegnate è che il calcio è veramente uno sport e devono divertirsi prima che pensare di diventare grandi campioni. Sì, abbiamo sicuramente tante, anche in settimana abbiamo avuto tanti riassunti che sintetizzano in maniera particolare quello che è veramente la parte importante del calcio. E non è solo uno sport, è un vivere a 360 gradi questo sport. Mister Stanno, laureato in scienze motorie, ti occupi delle attività coordinative, quali sono le cose fondamentali, i principi generali che insegni a questi ragazzi? Salve, buongiorno a tutti, sono Bernardo Sarno, istruttore FIGC UEFA B e preparatore fisico atletico CONI. Qui nella prima edizione del Summer Camp il mio compito principale è quello di riuscire a sviluppare la motricità generale dei giovani atleti. Si parte sempre da un percorso coordinativo combinato alla tecnica individuale, l'obiettivo è quello di riuscire a sviluppare, a consolidare gli schemi motori di base, quindi saper camminare, saper correre, saper lanciare e senza mai dimenticarsi che l'educazione sportiva motoria per questa fascia d'età ha carattere ludico, quindi i bambini apprendono attraverso il gioco.
Quali sono le maggiori richieste che ti fanno? Per esempio, mister, devo camminare in questo modo, devo correre in questo modo? Allora, i ragazzini di questa fascia di età, che parliamo dei giovanissimi, quindi giovani atleti, sono molto autocritici, quindi vogliono imparare, cercano sempre di migliorarsi. L'importante è la comunicazione, saper comunicare con i ragazzi, saperli riuscire a coinvolgerli. Poi la facilità è quella proprio nel riuscire a coinvolgerli, e per questo utilizziamo molto i giochi ludici, sempre con la finalità dello sviluppo motorio, e quindi i ragazzi sono coinvolti, sono emotivi, e a differenza degli atleti un po' più grandi, loro vogliono imparare, vogliono apprendere, e noi cerchiamo con orgoglio a riuscire ad insegnare qualcosa. Anche perché una delle cose fondamentali nel momento in cui domani dovessero diventare grandi campioni è gestire il proprio corpo, conoscere il proprio corpo. Sì, hai detto benissimo, la cosa importante è quella di riuscire a capire il proprio corpo, a conoscersi, quindi si parte dall'educazione motoria, dalle piccolissime fasce d'età, per riuscire poi a far crescere loro l'autocritica, che è fondamentale, l'autocorrezione, che è fondamentale, quindi la conoscenza. I bambini devono conoscere per poi eseguirlo al meglio, non solo eseguirlo, quindi questo è fondamentale.